Allora, provo a condividere subito il mio PowerPoint e vediamo se la tecnologia ci aiuta. Eccoci qui. Molto bene, allora cominciamo con questa piccola lezione e condivisione di informazioni. Allora, l'idea stessa che io ho chiamato arte di diventare un trader. Avete appena iniziato? O comunque siete un trader ormai con una lunga esperienza? Poco importa, condivido delle informazioni che spero possano aiutare tutti coloro che sono interessati a questo lavoro oppure vorrebbero migliorare appunto il loro modus operandi. Posso ampliare molto il tipo di informazioni che posso darvi nell'arco della giornata, nel senso che appunto ho lavorato su tanti asset class, su tanti classi di attivi, ho fatto veramente tanti diversi tipi di investimenti, poi la mia carriera è veramente molto lunga. A un certo punto però c'è stato, come tutti quanti noi forse, o nella maggior parte di noi, un momento di svolta, un momento di riflessione, il momento in cui, non lo so, forse mettiamo su famiglia, poi cambiamo lavoro, e quindi mi sono detto: bene, voglio effettivamente lavorare al 100% nel mondo del trading. Ho cominciato a leggere tantissimi libri e, come dicevo prima nelle varie domande, non ho mai smesso di leggere e mai smesso appunto di concentrarmi sulla raccolta delle informazioni che possono arrivare dal mercato. Ed è così che ho imparato molto, ma da un certo punto di vista lentamente, ma da un altro punto di vista con grande impeto, cioè digerivo, veramente leggevo tantissimo, digerivo tantissime informazioni, mi mettevo alla prova. Ho cercato di scoprire sempre meglio il mercato americano, come dicevo peraltro prima, vivendo comunque negli Stati Uniti, era il mercato che mi sembrava di conoscere meglio rispetto a diversi altri mercati, per cui ho cercato di affinare costantemente questo flusso di informazioni. Ho cominciato quindi pian piano a fare i miei piccoli investimenti che io chiamo scommesse personali. Ho iniziato con delle quantità di denaro, ovviamente, che non sono enormi, e ho semplicemente affinato costantemente il flusso di conoscenze, il flusso di informazioni, un po' come creare le fondamenta di un'abitazione, un mattoncino dopo l'altro, il mattoncino poi diventa un mattone, il mattone poi diventa una frase, una trave, e pian piano appunto sulla base di tutta questa costruzione ho cominciato a sentirmi anche un po' più sicuro. Poi a un certo punto mi sono detto: no, attenzione, so di essere testardo, so di essere molto testardo, ho avuto momenti di scoraggiamento, i momenti in cui le cose non decollavano, i momenti in cui le cose veramente non vanno, però qui vi ho portato questa simpatica foto per dirmi: attenzione, io sono troppo cocciuto per accettare appunto di mollare. È stata una sfida costante, una sfida con me stesso, la sfida numero uno, poi la sfida numero due, poi il giorno uno, poi il giorno due, e quindi così facendo ho detto: ci credo, è inutile aver perso del tempo e aver imparato molte cose per poi non metterle in pratica, ok? Per cui vi porto subito il mio primo schema di questa mattina, non temete, perché molto spesso non starò certamente a commentare ogni singolo numero, sono sempre degli esempi, e questo è appunto per farvi vedere che credevo in questo mestiere. Volevo essere trader e volevo essere un buon trader. L'obiettivo era ovviamente quello di fare del denaro, ma forse prima ancora di fare denaro mi sono detto: uno, devo avere la forza di andare avanti; due, non voglio mai perdere troppo, ok? Quindi devo veramente lavorare per evitare i famosi trade che io chiamo loser, ovvero quelli negativi, quelli perdenti, quelli che in effetti purtroppo sottraggono denaro al mio portafoglio invece che dare denaro o aggiungere denaro al mio portafoglio. Allora, è innanzitutto una cosa che mi piace, e spero che, se voi mi state seguendo in questo momento, il trade, quindi come attività, vi veramente possa piacere anche a voi. Non mollate, guardate, io sono ancora qui, sono con voi, scrivo ancora dei libri e vi ricordo che sto per compiere 80 anni. Ho cominciato allora a scrivere moltissimo appunto sul trader, ho fatto riferimento a tanti studi realizzati dalla Johns Hopkins, forse conoscete, insomma è una sorta di circuito di campus e anche
anche di università, scrivono molto e lì ho incontrato delle persone, come dire, non solo degli esperti in matematica, ma persone che effettivamente riuscivano davvero a darmi le informazioni giuste. Queste le ho utilizzate per il mio lavoro, ma le ho utilizzate in modo particolare per continuare a scrivere. Scrivere mi fa bene perché, uno, mi piace condividere le informazioni con le altre persone. Due, è una sorta di formazione continua anche per me. Come sono fatti allora appunto questi trader positivi, quelli vincenti, quelli che ce la fanno? Sicuramente sono persone che hanno, come dicevo prima, sicuramente tante emozioni, è normale, siamo degli esseri umani, quindi è chiaro che abbiamo delle emozioni. Bisogna però lavorare in questo nostro mestiere per cercare di stabilizzare, di appiattire. Attenzione, non dico di eliminare, dico semplicemente di appiattire, di mettere, tenere sotto controllo le nostre emozioni. Per cui è chiaro che se sentiamo insomma una certa preoccupazione, una certa ansia, bisogna veramente lavorare per relativizzare il tutto. Attenzione, a relativizzare non vuol dire banalizzare, vuol dire capire esattamente che mestiere stiamo facendo, imparando ogni singolo giorno, e questo ci porta a stabilizzare almeno il carico emotivo. Attenzione anche alle persone che pensano di conoscere già tutti i dettagli e di avere tutte le informazioni. Non sarà mai così, non conosceremo veramente mai abbastanza, è una formazione costante. Non so quante volte ripeterò questo concetto nell'arco della giornata, è una autoformazione per me. Qualcuno di voi potrebbe essere autodidatta, nessun problema, l'importante è digerire tutte queste informazioni per essere sempre più pronti a risolvere ogni singolo trabocchetto che troviamo sul mercato. Per cui sapere vedere i dettagli, vedere anche, sapete quando avete questi contratti lunghi, tantissime pagine, ecco, leggete anche tra le righe, questo è lo slogan giusto, perché molte volte il diavolo si nasconde fra le righe, come diciamo in inglese. Attenzione anche a chi ha sempre questa impressione di sé un po' troppo bassa, ci vuole un po' di autostima, anche qui non bisogna assolutamente mai esagerare. Ci sono persone che vengono da me e mi dicono: voglio imparare a diventare un trader, guarda caso vincente, subito positivo, voglio fare denaro velocemente. E io rispondo subito: attenzione, veramente attenzione, bisogna cercare di evitare di cadere, come dire, in questo percorso che ci porta a certamente a uscire dal tunnel. Qualcuno viene da me e mi dice: sai, sono in questo tunnel, vedo buio, vedo scuro, in fondo c'è sempre la luce, attenzione però a non esagerare. E arrivando allora a sviscerare ancora meglio questo punto sull'ansia, sulla preoccupazione. È normale, siamo tutti quanti responsabili di noi stessi, siamo responsabili del business che facciamo. E io non faccio trade così, in modalità sportiva o non professionale. Credo semplicemente che sia necessario fare un passo avanti uno dopo l'altro e sicuramente cercando di capire quali sono le nostre posizioni iniziali e quali sono i nostri obiettivi che veramente vogliamo raggiungere. Losing traders are addicted, they can't walk. Winning traders gonna walk away. Vedete qui la differenza tra i trader che vincono e che perdono. Solitamente l'obiettivo per tutti è fare soldi, battere il mercato, dimostrare qualcosa. Ma per me è più una sfida personale tra me e il mercato. A volte si dice: riuscirò a battere il mercato? Questa è la vera sfida. Bisogna capire anche la propria personalità, la personalità dei trader. I trader di successo cercano di rimuovere la propria personalità dalle decisioni di trading. Molti sono bravi trader, però si fanno troppo prendere dalla propria personalità, dalle proprie emozioni. E poi bisogna fare il trading nel momento che più si addice alla persona. Ognuno di noi è diverso, no? Confident.
E poi no, a volte si dice non importa quali siano le condizioni, se sono negative o positive, bisogna giocare con le carte che ti dà la mano, in questo caso la vita. Quindi bisogna sapersi un po' addestreggiare con quello che sia. Perché come si dice anche Dio dà e Dio toglie. E poi tutti i grandi trader che conosco si divertono un sacco e ridono. Abbiamo un buon senso dello humor. Ma si dice, wow, ho fatto quello. Bisogna avere un grande senso dello humor per essere dei buoni trader. E solitamente i grandi trader sono persone cool, sono amichevoli, simpatiche. Diciamo, questi sono i trader vincenti. Hanno tutti la capacità di adattarsi e chiaramente di imparare dai propri errori. Io ho anche perso, chiaramente, e ho imparato dagli errori che ho fatto. Quindi anche le operazioni di trading in cui ho perso mi hanno insegnato qualcosa. Si impara in questo modo sempre. La prossima volta non si sbaglia più. Ma bisogna analizzare i messaggi che si fanno, gli errori che si fanno e trarre dei messaggi. E in questo modo il trading migliorerà notevolmente. Quindi analisi degli errori fatti, trarne, ricavare dei messaggi e imparare. Ma c'è una buona notizia. Questi comportamenti, questi pattern si possono apprendere, si possono imparare. Alcuni nascono con queste caratteristiche, ma si possono anche imparare, soprattutto se seguite i consigli di persone che lavorano nel settore da 30 anni. E poi vi ricordate, Tom Cruise l'aveva già detto, no? Fammi vedere i soldi, fammi vedere i soldi. Non so se vi ricordate questa scena. Questa è una tabella che riassume il World Cup Trading Championships del 2019. Analizziamo un po' la tabella, vedete? A sinistra il numero 1 ha registrato il 266% e il numero 5, Sebastian, 97%. Vediamo a destra invece, perché uno è dei futures a sinistra e a destra è Forex. Vedete, il primo è 113,6 e il quinto, Robert, 38,9%. Quindi diciamo meno della metà. Quindi sembra che la lezione sia chi fa trading in futures fa meglio di chi fa trading in forex. Perché, ripeto, il numero 1 dei futures era 266%, mentre il numero 1 dei forex 113,6%. Quindi la lezione è sempre qua che i futures hanno performato meglio. E è una competizione a cui ha partecipato anche mia figlia, questa. Nel 2018, 257 Petra ha fatto con i futures.
2017 217%, 2016 Arthur 914,8%, sempre con i futures, sto analizzando solo i futures, 2015 309,1% e 2014 366%. Michael Cook. Vedete poi le altre righe dove sono indicati i trading in Forex, sono più bassi. Allora, dove sono? Dov'è il denaro? Dove sono i soldi? Lo potete dedurre da queste tabelle che vi ho mostrato, no? E ancora qua vediamo campionati del 2019, futures rispetto ai Forex. E qua possiamo andare indietro, vedete, 2009, 2008, 2007, 6, 5, 4. Vedete sempre la differenza di percentuale tra chi ha utilizzato i futures e chi i Forex. E la differenza ci fa capire dove risiede il denaro. Ancora Michael Cook era nel 2017, 250%, vedete anche alcuni nomi si ripetono. Quindi, dove si guadagna tanto? Dov'è, diciamo, la miniera d'oro? Futures, Forex, opzioni? A me è abbastanza chiara la situazione, che è proprio nei futures, è lì che ci vogliamo concentrare, future trading. Ora vediamo dove sono i soldoni, i dollaroni. I grandi trader non sono meccanici, non si basano su sistemi o su calcoli meccanici, sono più che altro discretionary traders. Quindi hanno appreso l'arte del trading. Io conosco i sistemi meccanici, ma non mi piace tanto fare trading in modo sistematico meccanico. Preferisco il modo discrezionario. I have mechanical trading system. We trade at a brokerage firm and they've done well. They're both up 100%. One had a drawdown, no, 40%. One had a drawdown of 25%. Secondo i pattern che ho analizzato negli anni, è più facile avere dei grandi ritorni, soprattutto utilizzando i metodi discrezionali. Quindi bisogna imparare a fare trading e non basarsi troppo sui sistemi, sugli algoritmi meccanici. Ancora una slide che ci mostra dov'è veramente il denaro. Allora, i maggiori vincitori, come vedete, sono qua nella casella dei futures. Allora, come possiamo gestire e domare le nostre emozioni? Perché abbiamo detto che bisogna cercare di tenerle a bada quando si lavora in questo modo nel trading. Allora, prima di tutto, il money management. Ne abbiamo parlato anche prima, durante le domande. È molto importante. E Albert Einstein, secondo me, era un po' il padre del money management. Ricordate la formula E uguale MC al quadrato? Lui per me è un esempio. Così come un altro padre del cattivo money management è l'americano Bernie Sanders. Quindi il money management riguarda la sfera emotiva della gestione del denaro. Quindi le emozioni sono influenzate dal numero, dalla posizione, dalla dimensione dei contratti.
Vedete? E tornando ad Ernst, sono le emozioni, M money, ossia denaro, per il numero di contratti al quadrato. Quindi più soldi si tradano, meno emozioni dobbiamo far entrare in gioco. Bisogna avere un commitment, un impegno verso il mercato che però ci lascia distaccato, perché solitamente è quando si è coinvolti nel mercato che si è maggiormente emotivi. E non si riescono a prendere delle decisioni buone quando si è travolti dalle emozioni. Quindi diciamo, io un po' ho rielaborato le nuove regole matematiche del money management. La resilienza emotiva deriva dal avere fiducia in se stessi e cercare di non puntare troppo in alto e non fare delle puntate troppo elevate anche. Quindi facciamo un confronto tra Trader 1 e Trader 2. Il primo, in media, ha un profitto del 20%, il drawdown peggiore è stato del 30%. Il Trader 2, un profitto medio del 50%, ma il drawdown peggiore è stato anche del 50%. Guardiamo un po' i numeri, nello specifico. Vedete, il Trader 1, primo anno $12,000, secondo anno $14,400 e poi c'è il drawdown. Interessante. Se guardiamo al secondo trader, invece avevamo detto il profitto medio è del 50%, però il peggiore drawdown è stato il 50%, quindi il primo anno 15,000, secondo anno 22,500 e poi viene il drawdown. Ha fatto un po' meglio, però ha perso di più. Ma bisogna guardare sempre il rapporto e la percentuale tra perdita e profitto. Quindi la nuova matematica del management è un po' da analizzare sotto quest'ottica. Ma la domanda più importante è: quale trader ha i mezzi migliori per gestire il drawdown in questa battaglia di superare se stessi che è costante nel trainer? Il drawdown dovete accettarlo, vi capiterà e a volte vi capiterà anche spesso. E io non ho paura dei drawdown, so che torneranno, però so che anche tornerò ad avere dei profitti. Quindi la domanda finale nella gestione: volete massimi profitti o minimi drawdown? Perché non si possono avere entrambe le cose. Bisogna scegliere o una direzione o l'altra. Adesso nessuno vuole avere drawdown, questo e quell'altro, però bisogna scegliere se focalizzarsi sui massimi ritorni sugli investimenti o minime perdite. Bisogna scegliere o una direzione o l'altra. Le due cose non possono andare insieme. Quindi le domande essenziali del money management sono un po' queste che abbiamo analizzato. Tu riesci a gestirlo? Riesci a gestire le tue emozioni? Perché il trading è una battaglia quotidiana con lo stress. E poi un'altra cosa, ricordiamoci che non facciamo trading per restare in pace con noi stessi, per essere nella nostra comfort zone. Io non faccio trading per rimanere nella mia comfort zone. Non è questa l'essenza del training, altrimenti avrei scelto altre strade nella mia vita e nella mia carriera. Quindi parliamo un po' anche delle news, del trading, degli investimenti. Come è stato detto prima, io ho una laurea in giornalismo.
che ho conseguito presso l'Università dell'Oregon. E ho imparato varie cose a scuola. Ad esempio, aprite il vostro browser la mattina, vedete cosa ha fatto Donald Trump, cosa ha fatto il coronavirus, quanto sta andando male il mondo, quante persone sono morte. Praticamente sempre notizie negative, sono queste che attirano l'attenzione. Quindi le news vi parleranno sempre del movimento al ribasso della borsa, ad esempio, perché quello che è cruento vende, no? Si dice se c'è sangue vende nel circolo del giornalismo, perché le cattive notizie fanno vendere i giornali. Quindi non sarà difficile trovare nei titoli della prima pagina delle notizie positive. Quindi non fatevi scoraggiare dalle notizie. I know people that publish bearish news, but they make fortune being bearish. People love bearish news. Ad esempio, la rivista Fortunes. But I say you've been wrong. 40 years to market. Spesso. Like bearish news. Propone un orso perpetuo. The only real news. Ma l'unica vera notizia è come si sta comportando il mercato. Tutto il resto è propaganda. Quindi quello che vi sto dicendo io, quello che vi dico gli altri, è tutta propaganda. Quello che fa il mercato, come si comporta il mercato, quella è l'unica cosa che conta, è l'unica vera notizia, è l'unico fatto concreto. Ci sono un po' di differenze chiaramente tra stock e futures. Nessuno ha bisogno di una quota di Apple per sopravvivere. Ma le azioni, stocks, tendono a salire con la crescita delle società. Quando le società crescono, crescono anche le loro azioni. I futures invece non hanno questa curva in salita, sono ciclici, sono più così, oscillanti, sono legati all'eccesso di offerta e di domanda, perché i futures sono proprio legati alla domanda e all'offerta. We do need sugar. We do need coffee. I might have some coffee right now. Oh, devo bere un po' di caffè perché sta albeggiando in questo momento. Sta albeggiando. Allora, questa è la differenza, no? Tra i mercati. E questo è quello che funziona nel trading dei futures. And I could define that. Vedete come abbiamo detto, al numero uno i fondamentali, il numero due i cicli, abbiamo detto che sono ciclici, tutte le commodities hanno cicli e hanno dei pattern stagionali. Ad esempio, rispetto alle abitudini degli americani durante l'estate, durante l'inverno, ci sono delle commodities che salgono o scendono. Sono stagionali. E poi ci sono delle relazioni tra i mercati. E poi, chiaramente, anche un po' di elementi tecnici ci sono dentro questo grande calderone. Ci sono dei mercati che sono più influenzati di altri da alcuni elementi specifici, ma questi diciamo sono i 5 punti dei futures. Allora, che cosa possiamo imparare? Che cos'è che dobbiamo ricordarci? Allora, come detto, io sono un trader condizionale. Penso che le condizioni muovono i mercati, non le tabelle o i grafici. E questo diciamo un po' la tendenza di come funzionano i mercati.
Allora, ora parliamo di alcune idee sugli investimenti. Beh, chiaramente la prima idea è meglio stare lontani dai cattivi investimenti e avvicinarsi ai buoni investimenti. Ma come si fa a riconoscere un buon investimento? È fondamentale saper riconoscere ciò che è buono, ciò che non è buono. Un buon investimento è un investimento che non lo è. Però attenzione, perché i buoni investimenti possono anche uccidervi, possono essere una trappola. Quindi questa è l'idea che volevo condividere con voi. Questo è il pattern dell'angelo caduto dal cielo. Se un angelo cade dal cielo, poi ci mette anni a tornare a volare, no? E questo, vediamo, è quello che è successo alla Microsoft Corp. È un angelo caduto. E potete vedere qua l'andamento nel grafico che ha avuto negli anni. È proprio il pattern che io chiamo Fallen Angel, angelo caduto. E lo stesso si è verificato per la General Electric. E qua vediamo il pattern dell'angelo caduto anche per la AT&T. No, ma non me l'hai cambiato. E vedete cosa è successo qui alla AT&T, ha proprio questo pattern dell'angelo caduto. Guardate, guardate cosa è successo a questo angelo caduto. Ha avuto veramente un andamento interessante. E cosa li sono gli angeli caduti di oggi? I cosiddetti pot stock, ossia i titoli legati ai prodotti a base di cannabis. Così come i bitcoin, ne abbiamo parlato prima. Vedete, questo è un altro esempio tipico di angelo caduto. E stanno ancora cadendo i bitcoin. Questo è il pattern dell'angelo caduto, anche anni dura. Questa è la previsione del bitcoin per il 2020. Vedete proprio questo pattern d'angelo caduto. Vedete che arriva al punto basso a giugno e poi a metà giugno, a luglio, a metà luglio ci dovrebbe essere una variazione. Quindi per me, diciamo, il Bitcoin è un cattivo investimento. Quindi ne abbiamo parlato prima in una delle domande. Secondo me il Bitcoin è un cattivo investimento. E ora vediamo l'idea di investimento numero due, l'oro. Allora, l'oro può essere un cattivo investimento. Vi ricordate il pattern di angelo caduto? Era successo molti anni fa, però guardate, questo è l'oro. Ci vogliono anni per ritornare indietro. Questo è un altro pattern angelo caduto. Però è interessante analizzare cosa succede all'oro. Ma cosa succede all'oro quando c'è una caduta delle azioni? Un tonfo. Allora, guardate. Questa è la caduta del mercato del 2008. Vedete, le azioni vanno giù, l'oro va giù. Vediamo nel 2015, c'è stato un grande declino. E nel 1987, vedete come si è comportato l'oro? E se torniamo al 1930, c'era stato un pattern molto simile.
at stock prices. Black is gold. Vedete, questo è il 1984, azioni oro. Il tonfo del mercato del 90. E l'oro è salito e poi è risceso. Il crash del mercato del 2000-2001. Vedete anche qua l'oro. Quindi tutti pensano, ah, quando le azioni vanno giù l'oro sale. No, non credeteci. Questo è il tonfo del 2002. Azioni oro. E che cosa ci aspetta per il 2020? Vediamo cosa è successo finora. Il tonfo è stato per entrambi, all'unisono. Quindi non pensate che l'oro automaticamente salirà quando c'è un tonfo del mercato. Io faccio trading con l'oro. È molto reattivo, è molto molto reattivo, però appunto si possono prevedere dei cicli. Quindi l'idea di investimento numero 3 è che l'oro è fatto per essere tradato. Vedete? Qua c'è momento di comprare e momento di vendere. For buying gold, and when it's very high, look what happens to rally. When it's very low, they're not buying or selling, it declines. Vedete i picchi e i declini. Gold is made for trading. L'oro è fatto per essere tradato. In fact, had you bought here, you'd be even, had you sold here, you'd be at the same place. It's a trading vehicle, and we can. È un veicolo perfetto per il trading. E vedete che i movimenti sono legati proprio anche alle azioni dei compratori e dei venditori nei momenti di crisi. E il pattern, devo dire, è piuttosto coerente, si ripete. Quindi bisogna prendere alcune precauzioni quando si fa trading dell'oro. Vedete, quando la posizione che tengo qua è molto alta, si compra molto. Il prezzo sale. Quindi c'è una sorta di causalità, di causa effetto. È un pattern consistente che si ripete. Guardate cosa succede qua. Sempre lo stesso pattern. È quasi stagionale. Quindi quando si compra o si vende l'oro, si ripercuote sulle quotazioni. Questo, vedete, è la previsione del pattern stagionale dell'oro. Qua ho usato la linea blu. Chiaramente ci sono sempre il momento di vendita e il momento d'acquisto. Questa è la previsione stagionale dell'oro. Un altro strumento che possiamo utilizzare è proprio questo, l'analisi dei cicli stagionali dell'oro per fare trading di oro. E questa è stata l'idea, allora, questa è l'idea della previsione del 2019, chiaramente era la previsione dell'oro prima di che arrivasse il Covid-19. E questo è quello che è successo poi. È più o meno quello che avevamo già visto nel passato, quindi si è ripetuto il pattern del passato. Non so se sapete voi, avete seguito cosa è successo nel 2019, queste erano le previsioni.
potete confrontarle rispetto a quello che è successo sul mercato. E adesso qual è la situazione attuale? Adesso vi faccio un po' vedere cosa succederà secondo me nel resto dell'anno per l'oro, legato appunto agli eventi del coronavirus. Dunque, non posso parlare ovviamente di una completa strategia per quanto riguarda il nostro materiale aureo, certamente no. Allora, vi faccio vedere appunto questa scaletta che parte, lo vedete in alto, con $23,500 su un totale di 91 trades. Dunque, la percentuale qui è decisamente positiva. Adesso non sto a parlare anche della chiusura di ieri o di questa mattina, perché ovviamente non è questo che ci interessa. Importante è la percentuale appunto dei nostri trade in modalità positiva, cioè dei winning trade. Qui trovate il nostro primo trade, sempre oro, sempre nella nostra breve termine, BT. Siamo a $57,050 con un totale di 200 trade. Questa è la nostra media, guardate, ho raccolto addirittura 20 anni, pensate, di materiale, 20 anni proprio di statistiche e anche di numeri. Quindi in questo caso abbiamo centuplicato, quindi 100 volte di più rispetto al drawdown. Questo è ad occhio e croce, non ho chiaramente la calcolatrice, ma questo è il rapporto che vi faccio vedere grazie a queste informazioni. E qui c'è anche la nostra regola d'oro del trading. Faccio sempre riferimento a un breve termine, attenzione. Allora, veramente lo vedete, qui è stato facile, insomma, non c'è da essere decisamente incredibilmente intelligenti. Allora, guardate, qui siamo appunto sul caso in cui il giorno successivo a questo trade fosse un venerdì, per cui qui siamo a un, fondamentalmente, giovedì. Guardate la chiusura, siamo a 1,70. Ancora una volta, in questo caso, l'elemento fondamentale da tenere in esame è il secondo, la seconda linea che trovate dall'alto, la seconda riga, domani è venerdì, ok? Quindi 1,70 in chiusura, chiudo se sopra 6 e quindi ovviamente la regola qui è molto facile, mi direte addirittura banale, compriamo domani, andiamo cioè in buy domani. Continuo sempre con lo stesso esempio, questo è il mio primo trade sull'oro, sono sempre a breve termine, partiamo sempre dai nostri $57,000, ricordatevi il totale di 200 trade. Here's trade number two for gold. Allora, qui vi presento qualcosa di relativamente diverso, siamo al numero 2, quindi vedete che sono un po' più basso oggi rispetto a ieri, la chiusura oggi è più bassa della chiusura 1, però guardate, siamo invece in modalità molto più alta rispetto a 15 giorni fa. Questo vuol dire che c'è una uptrend, cioè una tendenza verso l'alto. Attenzione, guardate la seconda riga, domani è lunedì, per cui compro domani, quindi al massimo del giorno precedente, chiaramente sullo stop. Ok? Questo è il tipo di costruzione mentale che mi sono fatto in questo momento, per questa prima parte di esempio numero 2, ok? Quindi compro domani al massimo del giorno precedente. Attenzione con la tecnica dello stop. Vi faccio sempre lo stesso esempio, partiamo con i nostri $28,700, i trade qui sono 64, in questo caso lo vedete, siamo sui sì, 28.700, quasi avrei potuto mettere 29.000. Parliamo adesso di quello che io chiamerò TF, ok? Dovreste conoscere, cioè è molto popolare questa tecnica del trend following, veramente seguiamo la tendenza. Teniamo l'inglese perché sul mercato internazionale si parla proprio di trend following. Questa appunto è la mia idea numero 3. Allora, è possibile in questo caso appunto vedere quello che è tutto quanto il percorso giustamente che ho fatto assieme a voi precedentemente e ho preparato giustamente questa diapo proprio per farvi capire cosa intendo per idea numero 3, quindi trend following. Partendo dal basso a sinistra vedevate quindi il primo test, il secondo test, i vari punti di ingresso possibili e poi il punto d'uscita lassù in alto. Cambio diapo e vi faccio vedere quello che è la tecnica del trend following per GS. Ancora una volta mi sembra un bel esempio perché, sì, semplicemente perché è un Goldman Sachs e perché anche come numeri mi sembrano interessanti. Quindi guardate, trend following per quanto riguarda GS, guardate quella che è stata appunto la tendenza, in questo caso al ribasso, vi porto dei dati che partono da settembre 2016, vedete l'altalena che ci accompagna fino a giugno del 2018.
Allora, qui per essere ancora più concreto, non temete perché non sto a commentare tutti quanti i numeri, vi faccio vedere la performance reale effettiva della tecnica trend following. Vi porto qui nella tabella con o il nome dell'organizzazione, per cui del fondo, il ritorno, che sarà quindi positivo o negativo, e poi abbiamo lo year to date YTD, cioè gli ultimi 365 giorni, e la UM, l'asset under management, quindi le masse gestite, il totale delle masse gestite. In questo caso sì, attiro la vostra attenzione sul totale, così appunto evitiamo di parlare di ogni singola posizione. Arrivati in fondo, guardate i numeri finali, leggera negatività, 51 circa milioni di dollari è ciò che abbiamo, come dire, gestito in questo caso. Poi assieme alla trend following, attenzione anche a quella che spiegherò dopo, la strategia della tartaruga. Non si tratta in questo caso di mettere la testa sotto la sabbia, perché quello lo fa lo struzzo. La tecnica o strategia tartaruga la vedremo fra un attimo e cercheremo di capire che succede quando la tartaruga si rovescia e si appoggia sul suo carapace. Vi presento adesso un tasso di ritorno medio decennale. In questo caso abbiamo dei fondi che si basano sulle commodities, per cui su dei prodotti di largo consumo. Vi faccio appunto vedere un 6,97%, questo è il nostro tasso di ritorno annuale composito. Importante considerare anche in questo caso il coefficiente Sharpe, che è di 0,31. E attenzione, attiro la vostra attenzione appunto anche sul peggior drawdown che abbiamo avuto in 10 anni appunto di ritorno medio di questo fondo, che è stato comunque del 22%. Attenzione, quando ne parlo, come dire, con i miei studenti o con le persone con cui condivido queste informazioni, è un buon tasso questo, un 22% medio di drawdown, insomma, ovviamente nasconde dei drawdown lievi, quindi molto più bassi, ma anche dei picchi negativi che sono stati più alti. Questo lo capite anche osservando il quarto ultimo punto, per cui correlazione nei confronti di S&P 500 siamo solamente a una meno 0,03 e la correlazione con i bond statunitensi a 0,11. In questo caso invece vi presento la mia cosiddetta idea numero 4, quindi perché a mio avviso in generale, attenzione, il trend following non funziona. Fondamentalmente perché bisogna sempre essere con il trend following all'interno di un vero e proprio basket, cioè un paniere pieno appunto di commodities. Non funziona perché per tradare in questo modo ci vogliono almeno, calcolo approssimativo, $250,000 e probabilmente anche di più, meglio ancora $500,000, per cui in questo caso solitamente non siamo degli starter, cioè non cominciamo la nostra carriera da trader né con 250 né tantomeno la maggior parte di noi con $500,000. Come dicevo prima, avete già capito, ve l'ho svelato, insomma, sono stati alcuni colleghi che anni fa hanno pubblicato tutte queste conoscenze sulla strategia di trading e sono stato la prima persona a rivelare appunto tutto questo al pubblico già tanti anni fa, quando il mio appunto amico Russell Sand era in questa posizione tartaruga, nel senso che non ha perso comunque d'animo, non si è perso d'animo, è andato avanti con la sua energia, ed ecco qui appunto il famoso trader a tartaruga o i trade a tartaruga. Sapete cosa succede quando la tartaruga si rovescia sul carapace? Non è facile appunto tornare in posizione corretta, però ci si riesce, serve intelligenza, quindi guardate quello che succede. Prima si prova con le zampe anteriori, ok? Poi si cerca appunto di aggrapparsi a qualcosa, ok? Attenzione, cerchiamo di trovare, che ne so, un filo d'erba, due fili d'erba, un piccolo ramoscello, magari un avvallamento sul terreno, quindi estensione dei quattro arti, potrei chiamarla così questo primo tentativo. Dopodiché, alla fine, guarda caso, la tartaruga lascia stare zampe e braccia, ma ragiona con la testa, per cui è proprio puntandosi fisicamente con la testa che riesce a rotolare e tornare in posizione corretta. Mi sembra una bellissima analogia, capite? Perché è sempre con la testa che noi facciamo le cose, magari poi implementiamo mani e braccia e gambe per stare in piedi, ma è sempre con la testa che bisogna ragionare. Cerchiamo di capire allora cosa funziona esattamente nel trading del futuro. Io qui vi propongo 6 ingredienti, in parte li abbiamo già visti, ne abbiamo sviscerati passamente anche durante le domande e ci rimane però una buona parte di presentazione che condivido appunto con voi. In queste ultime 20 circa diapo troviamo esattamente i 6 ingredienti chiave di quello che ci permetterà di lavorare correttamente per il trading nel prossimo futuro, per cui i fondamentali che sono da studiare, la premialità,
il cosiddetto interesse aperto, open interest, i report cotte di cui si è parlato stamattina, il costo di produzione e i rapporti intermercato. Allora, in questa prima diapositiva che vi svela cosa funziona per i trading futuro, io non potevo fare altro che parlare dei cicli. I cicli appunto primari appunto sono quelli da prendere in considerazione. Abbiamo già detto prima come identificare i cicli, come utilizzarli. Ricordate sempre, signori, che i cicli riguardano degli orizzonti temporali, mai la grandezza del ciclo stesso. In questa diapo vi faccio vedere ciò che non uso o ciò in cui non credo. Quindi, nonostante il grande rispetto per il matematico italiano Fibonacci, io non credo che queste sue espressioni matematiche ci possano aiutare molto. Ovviamente va da sé, non credo nell'astrologia, non credo neanche nelle medie mobili e credo molto poco nei cosiddetti profili di mercato, anche i sistemi appunto a candele o anche le famose molto moderne reti neurali. Come diciamo in americano, la vita sicuramente non è una scatola di cioccolatini, cioè non è così dolce e gentile nei nostri confronti. Mi sono permesso anche di dire che il mercato non è neanche come una scatola di cioccolatini e nella diapo precedente vedevate appunto, come dire, un puzzle con 1000 pezzi ma senza istruzioni. Quali sono i segreti per capire come funzionano i cicli? In questo caso vedete 5 ingredienti che per me sono principali. Abbiamo il rapporto causa-effetto, o in generale la causa, quindi l'elemento scatenante, le modalità in cui si muovono e spostano effettivamente i mercati, il punto di ingresso, i nostri target, i punti di arresto, cioè le fermate, gli stop. Fate finta di essere su un autobus, appunto decidete di scendere ad alcune fermate o alla fermata che più vi interessa, e l'ultima riga in questa piccola sorta di piramide riguarda proprio la gestione delle emozioni e la gestione del denaro. Cerchiamo di capire ancora meglio questi segreti nei confronti dei cicli. I cicli cosa ci dicono? Ci dicono esattamente quando aspettarci una mossa, ok? Ma non ci parlano appunto della grandezza di questo movimento, quindi non si tratta semplicemente solo di tempo. I cicli infatti vogliono dire range, quindi dal minimo al massimo che io ho a disposizione. I cicli possono, come dire, essere in close, quindi veramente tutti chiusi all'interno di questo range, ma attenzione, il ciclo stesso potrebbe trasformarsi e da chiuso potrebbe diventare aperto. Allora, in questa diapositiva appunto metto questo slogan che a me piace molto, cioè dei range molto piccoli possono generare col passare del tempo dei range molto grandi. Guardate appunto l'esempio, l'ho scritto anche sotto all'interno della diapositiva, da range piccolo si va a range veramente molto grande. È come se avessimo in mano appunto una sorta di forchetta, siamo davanti a un bivio, una biforcazione, e come dire, i nembi di questa forchetta appunto si aprono. E guardate questo, io lo posso chiamare anche ciclo naturale, quindi nessuno di noi qui ci vede nulla di strano, giusto? E questo è esattamente ciò che noi trader abbiamo davanti ai nostri occhi e anche a volte nelle nostre orecchie quando siamo in borsa o ascoltiamo le informazioni che arrivano dal mercato. Guardando questa diapositiva riesco a capire quando, molto probabilmente perché nessuno ha la sfera di cristallo, siamo davanti a una sorta di boom, per cui a un'esplosione in positivo, oppure a un crash, ovvero una implosione o comunque un abbassamento del valore delle nostre azioni, quindi per noi una sorta di ciclo losing, ovvero di perdita, che ho chiamato prima nella sessione domande e risposte un ciclo di negatività. Qui vi ho portato un altro ciclo, anche questo è decisamente ampio, almeno come orizzonte temporale, e, come vedete qui si fa riferimento appunto al CL. Allora, cosa si vede appunto in questo grafico? Beh, vediamo una sorta di, se volete, punti chiave che sono quelli che vi ho evidenziato nei cerchietti in rosso. I punti in cui ci sono le famose move, cioè dei movimenti, in cui sta accadendo qualcosa, come se si presentasse o si preparasse una piccola, media o grande scossa di terremoto, perché dopo questi punti che ho cerchiato succede qualcosa. Now, look closely at this chart. Provate a concentrarvi ancora per qualche minuto su questo range. Qui il range è sicuramente grande, non posso certo dire che questo sia un range molto piccolo. Perché vediamo questo effetto di, a me piace chiamarlo drenaggio, cioè la discesa? Guardate che succede, il giorno precedente abbiamo close to open, si passa da chiusura all'apertura, ed era veramente una percentuale molto piccola di quello che poi sarebbe successo subito dopo.
Guardate anche le proporzioni che ci sono tra i nostri indicatori, e se ne parlava appunto prima, insomma, gli indicatori ci dicono, o meglio, ci aiutano a capire esattamente queste mosse sul mercato. Guardate, se io ho un valore qui che è molto molto basso, davanti a me ci potrebbe essere un range molto grande, decisamente ampio. In questo caso quindi comincio a giocare, seguo la tendenza, guardo esattamente ciò che succede sul mercato, non perdendomi nessuna di queste barrette, quindi digerendo, come dire, correttamente tutto questo nostro materiale giorno dopo giorno. Questo mi porta a fare le previsioni migliori, conseguentemente a fare i miei bet, quindi le mie scommesse, le mie puntate, che spero essere migliori. Ed è questo, a mio avviso, vedete, il valore aggiunto di queste tabelle, cioè il fatto di imparare costantemente sulla base di ciò che è successo il giorno prima, sugli indicatori che ci danno dei tentativi, ripeto, di previsione. Guardate, qui abbiamo un open to close veramente molto molto ampio. Qui si pone davanti a noi quasi come sempre una biforcazione, per cui lo stare fermi oppure andare avanti. Quindi guardate, se questo punto di chiusura è abbastanza piccolo, dobbiamo fare due calcoli su quello che sarà il possibile upside, quindi l'aumento del nostro capitale, oppure la posizione winning, la possiamo chiamare in diversi modi. A me piace molto upside e winning insieme, perché ci dà l'idea della possibilità. Quindi mi faccio delle domande per cercare di darmi delle risposte. Mi avete capito bene? Infatti in questa diapositiva vedete esattamente quello che funziona nel mondo del trading. Possiamo dire che la tendenza è la base di tutti quanti gli utili. Senza tendenze raramente riusciamo ad avere successo. Okay? Ancora una volta potrei parafrasare e dire che senza tendenza non ci sono utili, non si può arrivare a profitti. Tutto sta, mi direte anche voi, nel conoscere questo segreto. Quindi, e qual è il segreto? È proprio capire dove andrà quella tendenza. Anzi, guardate, meglio ancora, chi la crea quella tendenza? Tendenza che è sempre funzione del tempo. Vi propongo questa diapositiva con i famosi dilemmi appunto dei day trader. Chi si dà un orizzonte temporale così breve, come dicevo prima nella sessione anche di domande e risposte, è chiaro che fa, certo è un trading anche questo, ci mancherebbe, ma l'orizzonte temporale è talmente breve che tanti ragionamenti che facciamo investendo a medio e lungo termine non possiamo certo farli quando investiamo con un orizzonte appunto di 24 ore. Il day trader per definizione infatti non riesce neanche a cogliere queste grandi tendenze che si stanno sviluppando sul mercato, proprio perché, come dice il termine, il day trader si autolimita il tempo a disposizione, si dà una scadenza che è veramente, come diciamo in americano, davanti ai nostri piedi, cioè è a un passo davanti a noi. Ovviamente in questo caso che succede? Beh, se tutto il denaro che voglio guadagnare mi si concentra nell'arco di poche ore, sempre che tutto vada bene, è chiaro che in teoria qui si deve scommettere molto molto di più. Ed è anche per questo, visto che le somme sono molto alte, che quando si perde molto. Vi porto questa diapositiva, per me interessante, si fa riferimento, guardate, a tanti diversi mercati, sotto vedete appunto il Dow, vedete appunto il DAX di Francoforte, vedete il Dow Jones, avete anche il FTSE, e vi porto appunto un totale, guardate, di 30 milioni di trade, per farvi capire che anche qui comunque è normale, si creano delle tendenze. Ancora una volta guardate voi stessi, la percentuale dei perdenti, dei losing, che appunto è relativamente più bassa rispetto alle percentuali appunto vincenti, cioè positive. La media è relativamente alta, come dicevo un attimo fa, e come vedete non ci sono poi differenze enormi tra appunto una valuta e l'altra, piuttosto che tra un indicatore e l'altro. Quindi questi 30 milioni di trade, come vedete in questa diapositiva, dimostrano proprio il punto che volevo condividere con voi. Ovvero i trader la maggior parte delle volte hanno un risultato positivo, altrimenti è chiaro che sarebbe un mercato che scomparirebbe se insomma se perdessimo sempre tutti. Attenzione perché con utili si sono chiusi appena più del 50% dei trade, e questi trader, sempre parafrasando, possiamo dire che hanno avuto ragione più spesso rispetto alle volte che hanno sbagliato. Tre diversi modi per dirvi che hanno fatto un buon lavoro. Torniamo alla nostra diapositiva con i 30 milioni di trade, appunto per farvi vedere quali sono le differenze a seconda appunto del prodotto di cui si tratta. Ancora una volta, 30 milioni di trade al nostro FX giornaliero. Il 50% circa di tutti quanti gli account che hanno operato appunto su un rapporto ricompensa-rischio almeno 1-1 hanno generato un profitto netto, almeno per quanto riguarda questo mio indicatore, è un campione di 12 mesi.
Guardate, coloro che sono stati sotto il rapporto sufficiente 1-1 addirittura ce l'hanno fatta, sono stati positivi solamente il 19% delle volte. E attenzione, questi sono i risultati di più di 100.000 account, quindi abbiamo fatto veramente un calcolo enorme, uno sforzo enorme per raccogliere più numeri possibili e dare quindi una sorta di veridicità e di valore a questi stessi calcoli. Sappiamo infatti che i trader perdono significativamente più denaro sui trade appunto perdenti rispetto a quanto fanno quando appunto ottengono denaro riuscendo, quindi essendo in positivo. Questo appunto per dire che alla fine dei conti, facendo tutta la nostra matematica, abbiamo comunque un dato che è positivo. Come dicevo prima, se il risultato finale per tutti fosse negativo, questo mercato non esisterebbe più. Ora vi svelo qui, ma non c'è poi nulla di nuovo, come mi comporto io. Quindi scommetto veramente molto poco perché cerco di seguire le tendenze di mercato. Questa per me è una modalità matematica per riuscire a farcela, almeno per quanto riguarda il mercato dei futures. Allora bisogna anche cercare di sapere quando appunto i prezzi decolleranno. Qui utilizzo un termine particolare che è il verbo che noi usiamo per, come dire, accendere i reattori della vicenda spaziale che poi partirà e se ne andrà verso lo spazio. Quindi nel momento in cui accendiamo i motori sappiamo che c'è qualcosa di sconvolgente, in positivo, che sta per accadere. Come fate sapete, i mercati, qui riassumo, hanno fondamentalmente quattro componenti. Abbiamo aperto, chiuso, alto, basso, OHLC nell'acronimo inglese. Qual è allora questo segreto del cosiddetto blast off, cioè del partire in quarta? Vi faccio subito vedere il range di partenza. Guardate subito la OC, l'open close, e poi ancora l'open close, seguite il puntatore così non c'è neanche la latenza dovuta alla nostra distanza. Guardate l'apertura qui sotto. Beh, insomma, quando i mercati sono bassi sapete come dovete comportarvi se vi trovate davanti a una slide o una situazione del genere. Qui vi porto un altro segreto blast off, ma non lo sto neanche a commentare perché effettivamente è esattamente lo stesso segreto. Concludo allora almeno la presentazione di questo PowerPoint con un ringraziamento a Bob Dylan, che io adoro, e come mi piace dire, Bob Dylan secondo me era un trader, perché guardate una delle sue bellissime frasi: ieri è solo un ricordo per noi, domani sicuramente non sarà come avevamo previsto. Lo ripeto, è Bob Dylan che ha scritto queste parole, forse in quel momento stava tentando di diventare un trader, o magari lo è anche diventato e non lo sappiamo. Credo che questa frase, come dire, chiuda questa mia prima parte di presentazione e vi faccia anche capire che per essere trader di successo dobbiamo accettare il fatto che sappiamo com'è andata oggi, sappiamo com'è andata ieri, ma nonostante le nostre previsioni non sappiamo come sarà il domani.